Allora, è arrivata una rettifica di Borrelli che dice che il tempo resta quello del 13 aprile, come ha annunciato la Presidente del Consiglio, una decisione sulle misure restrittive sarà presa dal Governo, quindi per dire che insomma, ha fatto un po' di chiarezza. Detto questo, però, lei sulla riapertura del Paese, come la vede? Alla Renzi riapriamo tutto il possibile subito o invece, come dicono molti scienziati, restare chiusi finché è necessario, anche a lungo? Ma a quel punto vuol dire un Ma sacco guardi, di io. soldi da mettere nell'economia perché le persone devono mangiare. Allora, guardi, io penso che Renzi sia molto bravo a far parlare di sé, però poi ho sentito quello che ha detto al Senato e ha detto: sentiamo gli esperti e quando gli esperti ci dicono che possiamo riaprire, riapriamo subito. Uno vorrebbe dire grazie. Questo, penso che siamo d'accordo tutti, cioè il punto è questo. Fermo restando che non è il caso di mettersi a fare politica su un tema del genere o propaganda, la cosa importante è, secondo me, lavorare da subito per capire come si debba riaprire, cosa si debba riaprire, come scaglionare la ripartenza e essere pronti immediatamente appena gli esperti ci dicono andate. Dopodiché sul fatto che ci vorranno molti soldi, Mirta, ne sono certa. Io ho detto a Conte che secondo me servono almeno 100 miliardi di euro. Abbiamo chiesto al governo di dirci secondo loro qual è la cifra, ancora non lo hanno detto, ma speriamo che sia quella l'idea, indipendentemente dal fatto che si riapra a metà aprile, a fine aprile, serviranno un sacco di soldi per mettere in piedi l'economia italiana e forse anche un'altra mentalità. Anche su quello facciamo le nostre proposte, speriamo siano ascoltate. Ieri abbiamo chiesto il tema della reintroduzione dei voucher in agricoltura, segnalo che tra un È po' un sugli scaffali dei grandissimo tema. supermercati non arriveranno più i prodotti, eh. E Sono anche su d'accordo con quello ci lei, hanno ne detto di parleremo no. presto perché veramente questa sarà una grande emergenza. Grazie Esatto. Giorgia Meloni, Grazie a pubblicità, voi. ci vediamo presto, in bocca al lupo a tutti noi, anche a lei.